È stato trovato impiccato nella sua abitazione padre Luigi Plebani, 62enne missionario di Rudiano, nel Bresciano in forza nella diocesi di Ruy Barbosa in Brasile. È quanto scrive l'agenzia Fides sulla base di scarsissime informazioni della stampa locale. L'ipotesi che gli inquirenti stanno valutando è che il delitto sia il risultato di una rapina degenerata. Dopo la morte del missionario, i suoi assassini avrebbero montato la scena dell'impiccagione. CGIL, CISL e UIL sfileranno insieme domani per le strade di Milano nel tradizionale corteo del 1° maggio che partirà dai bastioni di Porta Venezia e si concluderà in Piazza della Scala. Il lavoro e la crescita per uscire dalla crisi, questo è lo slogan della Festa del Lavoro. Due episodi di violenza si sono verificati oggi a Milano. In via De Pretis, zona Barona, una donna è stata aggredita e accoltellata sul pianerottolo di casa. In piazza Montefalterone invece un uomo è stato ferito a un fianco con un'arma da taglio per motivi passionali. Non siamo fermi sul tema della sicurezza, così l'assessore Granelli ha replicato ai microfoni di Telenova rispetto alle critiche dell'opposizione sugli ultimi casi di violenza sulle donne e aggressioni avvenute a Milano. I vigili di quartiere rispecchiano il nostro impegno, ha detto Granelli. È stato inaugurato questa mattina ad Esio l'immobile destinato ad accogliere pazienti psichiatrici costruito su un terreno sequestrato alla criminalità organizzata. Alla cerimonia rappresenta anche il fondatore di Libera, Don Luigi Ciotti, che ha sottolineato il legame tra corruzione pubblica e cosche. Siamo ancora in corsa per lo scudetto, nonostante le possibilità si siano ridotte, dobbiamo vincere contro l'Atalanta per non dare la certezza matematica del titolo alla Juventus. All'antivigilia della partita contro l'Atalanta, Massimiliano Allegri parla così della volata scudetto che vede avanti la Juve. L'allenatore rossonero traccia però un bilancio positivo della stagione che si sta per chiudere. Siamo arrivati ai quarti di Champions League e ora lottiamo per il titolo, ha detto Allegri. È stato presentato ufficialmente il sito da 790.000 metri quadrati all'interno del Parco Nord di Bresso, dove Papa Benedetto XVI celebrerà la messa conclusiva dell'incontro mondiale delle famiglie. Per la celebrazione di domenica 3 giugno è atteso l'arrivo di 1 milione di persone. I sindaci dei comuni a nord di Milano hanno chiesto di poter sforare i vincoli del patto di stabilità per organizzare l'evento.